Questo è quello che vorrei veramente che comunque risultasse agli atti. Grazie infinite. Grazie onorevole Binetti, vorrei dirle che non c'è stato lo sgarbo, diciamo, maschile, ma l'onorevole Speranza ci aveva mandato una lettera prima ancora dell'approvazione della Convenzione di Istanbul, e dunque io avevo chiesto di rimandare la mozione a dopo l'approvazione, quindi diciamo che aveva già mandato la mozione prima ancora, per questo che l'abbiamo messa prima nell'ordine, non perché ci fosse stato un tentativo di, come dire, insomma, di imporre. Facevano fede le date che sono riportate comunque sul testo, tranquilla, grazie. Grazie. Allora, è iscritta a parlare ora la deputata Pia Elda Locatelli, che illustrerà la sua mozione 1.40, ne ha facoltà, prego. Signora Presidente, oggi continuiamo la discussione della scorsa settimana, durante la quale ho constatato, e lo dico senza presunzione, che ci sono alcuni concetti da chiarire riferiti al tragico fenomeno della violenza. Forse la necessità del chiarimento è originata dalla difficoltà a far capire, oltre che la drammaticità, anche la complessità del tema della violenza contro le donne. Forse abbiamo parlato molto tra noi donne e troppo poco con gli uomini, ma il tema della violenza riguarda donne e uomini. Si è parlato in alcuni casi infatti di violenza sessuale, come se essa contenesse tutte le forme di violenza, ma quella sessuale è solo una delle molte forme. C'è la violenza fisica, la violenza economica, psicologica e anche quella sessuale fuori e dentro casa, anche quella sessuale, ma non è l'unica. E se non chiariamo questo concetto, rischiamo di perdere di vista le cause profonde della violenza, che sono radicate nelle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne e nella discriminazione sistemica basata sul genere e sul pregiudizio culturale della superiorità del maschio rispetto alla donna. Ce lo dice l'ONU. È invece cultura alquanto diffusa nel nostro paese che la violenza alle donne sia originata dalla liberalizzazione dei costumi degli ultimi decenni. Se l'è cercata, si sente ancora dire, il che è una sorta di continuum logico rispetto al fatto che fino a 30 anni fa avevamo leggi che giudicavano con indulgenza gli uomini che uccidevano le donne per difendere l'onor proprio. Dobbiamo dire un basta deciso a tutto ciò, perché cambiare si può, come dimostrano alcuni esempi. Ho imparato dall'ex primo ministro spagnolo Zapatero il termine machismo criminal quando aprì la sua campagna elettorale nella primavera del 2004 con un impegno preciso. La prima del suo gabinetto sarebbe stata una legge integrale sulla violenza contro le donne. In quella settimana ben 5 donne erano state ammazzate e, rispondendo alla conferenza dei vescovi spagnoli che avevano attribuito quelle morti alla liberalizzazione dei costumi, egli disse che si trattava appunto di machismo criminale. E la prima legge del suo gabinetto fu una legge integrale la cui implementazione diminuì la violenza contro le donne sensibilmente. Così come hanno fatto in Gran Bretagna, dove la violenza domestica è diminuita del 60% grazie ad un lavoro coordinato tra attori pubblici, privati, società civile, ONG, come ci ha raccontato la baronessa Scotland che abbiamo incontrato la settimana scorsa qui alla Camera per la sua iniziativa, Presidente. Cambiare è possibile, bisogna volerlo con determinazione, nella consapevolezza che le politiche di contrasto non possono essere a costo zero. E ce lo dicono le donne della rete Dire, della Convenzione No More, dei tanti centri antiviolenza, la cui azione viene rallentata da una cronica mancanza di fondi. Della loro collaborazione e consulenza, signora Ministra, abbiamo bisogno per implementare la Convenzione di Istanbul, per farla vivere, per non fare che sia una sola operazione di facciata. Prima di concludere, e per la terza volta in una settimana, richiamo l'attenzione sulla nota verbale che il nostro governo ha depositato all'atto della firma della Convenzione di Istanbul, prendendo le distanze dal termine genere. Qualche collega ha detto che la parola genere non esiste da noi, in quanto le leggi italiane parlano di uomo e donna, di sesso femminile o maschile, o che, altra affermazione, non si sentiva il bisogno di introdurre il concetto di genere in un trattato in cui al centro dell'attenzione c'è la donna
in evidente e chiara contrapposizione con il maschio. Io trovo, al contrario, che il concetto di genere ci aiuta a capire a fondo anche il concetto di violenza contro le donne, perché si riferisce a ruoli e comportamenti socialmente costruiti che una determinata società considera appropriate per donne e uomini. Ma se concordiamo che le cause della violenza contro le donne sono radicate nelle relazioni di potere storicamente inuguali tra uomini e donne e sul pregiudizio culturale della superiorità del maschio rispetto alla femmina, non possiamo espellere il concetto di genere dal nostro ragionamento. Al contrario, dobbiamo farvi ricorso per amore di chiarezza. Grazie. La ringrazio, onorevole Locatelli. È iscritta a parlare la deputata Anna Grazia Calabria, che illustrerà anche la mozione numero 141, di cui è cofirmataria. Prego, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi. La violenza contro le donne è un fenomeno che ha assunto negli ultimi decenni una visibilità sempre più crescente, suscitando una progressiva attenzione fino a diventare una priorità di azione sia a livello internazionale che nell'ambito delle agende dei governi nazionali e locali. L'istanza del rispetto dei diritti umani, all'interno della quale è stato posto il tema della violenza contro le donne, è riconosciuta dai massimi organismi internazionali fin dal 1948, anno della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.